Bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so. Con i bambini nel cuore, è stato questo lo slogan che ha visto la serata di beneficenza al Teatro Circus di Pescara, organizzata dal presidente Carla Panzino di Adricesta Onlus, con il testimonial Alessandro Preziosi e la conduttrice della serata, ex Miss Italia, Claudia Andreatti. Qualcuno, nessuno può diventare un uomo, per una bambola un robot, bot, magari litigano un po'. Ma col ditino ad alta voce, almeno loro è. Tante esperienze lavorative a livello televisivo, ma la mia prima volta qui per Carla, la presidente di questa straordinaria famiglia, perché non è soltanto un'organizzazione che ha uno scopo benefico, ma è una vera e propria famiglia. Io ho percepito questo grande amore e accoglienza nei miei confronti, che sono alla fine un'estranea, figuriamoci nei confronti di questi bambini bisognosi che hanno veramente tanto bisogno del nostro supporto. Questa sera cercheremo appunto di contribuire ulteriormente a ricavare qualche soldino in più per regalare nuove attrezzature e sistemare qualche altro reparto. Come si fa appunto a dire di no ai bambini? No, assolutamente, ai bambini non si può dire di no. Io ho una nipote che stradoro e ringraziando Dio è in salute, e già non si riesce a dire no loro sulle sciocchezze come può essere la caramella, il lecca-lecca, il giocattolo. A maggior ragione non si riesce a dire no dei bambini che hanno veramente bisogno del nostro aiuto. Quindi sempre in prima linea per aiutare i più deboli, perché poi alla fine i bambini sono dei veri e propri angeli terreni. Una scaletta molto ricca di perle, diciamo che noi faremo un po' da filo conduttore ecco, scappa già il mio partner professionale guardando i miei tacchi, ma tanto lui è alto, Alessandro Preziosi, saremo io e lui appunto a tenere le fila, però non siamo insomma ecco le uniche perle, come diciamo siamo un bel gruppo di perle, perché poi alla fine è quello che si ha nel cuore che conta, e metterlo a disposizione di belle persone, quindi nel nostro piccolo siamo tutti delle perle e qui per Carla e per sostenere le sue iniziative e i suoi progetti. Finché i cretini fanno ogni volta che mi affaccio sul mondo della tricesta è un'esperienza che coincide anche con l'età, con quello che succede intorno alla mia vita come a quella di tutti quelli che vivono in questo momento in Italia, per cui l'emozione nasce più dalla responsabilità che uno ha, non tanto nel condurre una serata, che per me è un divertimento da bambini, ma quanto quello di riuscire a promulgare in maniera convincente, incisiva, l'avventura iniziata 10 anni fa con la tricesta e che ogni anno assolda una varietà di benefattori di ogni genere, dal pastificio all'ente del turismo, a un calciatore, a Maldini, a Totti, ad Alessandro Preziosi, agli attori di Colorado, Michele Di Toro. Quindi l'emozione è riuscire a rappresentare in maniera semplice e concreta un collante per tutte queste, diciamo, iniziative che fanno sì che la tricesta continui a vivere ed aiutare i bambini. La beneficenza, dal mio punto di vista e credo anche di quelli che fanno parte della tricesta, ha un principio squisitamente informativo, cioè nel senso che la beneficenza vera e propria in momenti così delicati del nostro paese non è né così spontanea né nel suo essere coatta può essere facile. L'arte in questo senso sensibilizza, cioè strappando una risata, un'emozione, assistendo ad uno spettacolo come questo per il quale si paga un biglietto, al netto di tutte le spese, sapere che la tua partecipazione, sia dell'artista che dello spettatore, che vengono messi straordinariamente sullo stesso piano, contribuiscono a creare l'obiettivo di un'associazione, che è quello di permettere che certe iniziative poi si concretizzino. La tricesta in questo è stata o molto fortunata o profondamente stimolata.
e stimolante per chi ha partecipato, e questo è quello che deve fare secondo me un'associazione, avere quella pesantezza, quell'essere pedanti, costanti, assillanti, per cui a un certo punto dici va bene, vengo, ci sto, però a quel punto quando hai creato un sorriso in chi ti ascolta e quindi allo stesso tempo hai creato in maniera quasi subliminale il fatto che qualcuno possa mettere mano al portafoglio, ricordarsi della DCS e che se gli avanza qualcosa di in più dare ad un'associazione che aiuta i bambini, insomma non è cosa né facile, ma quando riesce è meraviglioso. Un coro di 100 bambini dell'Istituto Comprensivo 8 di Pescara ha aperto la serata, che ha visto la presenza di numerosi artisti come Antonello Angiolillo, Michele Di Toro, Erika Belardo, Valentina Aquilano, il trio Okea, conosciuto della trasmissione Colorado, ed il vulcanico Vincenzo Olivieri, che ha deliziato come sempre la platea con le sue battute. Anche un collegamento internet con Paolo e Adriana Maldini, anche loro testimonial a Dricesta. Sì, siamo qui a dare anche noi il nostro contributo. A Dricesta la conosciamo da diversi anni, collaboriamo insieme proprio per dare una mano a chi sta meno bene di noi, aiutiamo i bambini, i progetti cellule staminali li conosciamo, quindi cerchiamo di portare più gente, cerchiamo di strappare un sorriso, con la nostra abilità, il nostro modo di fare, cerchiamo di portare gente a teatro per reclutare più soldi possibili. Reclutare non si dice, però cerchiamo di aiutare l'associazione. Vabbè, naturalmente, tra l'altro domani mattina andiamo a trovare tutti i bambini, quindi io sono già stato qua nel 2011 insieme a dei miei altri colleghi di Colorado, quest'anno siamo qui con il trio Okea, quindi siamo felicissimi di partecipare, sempre di essere ancora sempre coinvolti in prima linea. Esatto, in prima linea, quindi stasera grande serata, ci divertiremo noi, speriamo di far divertire il pubblico naturalmente. Grandi artisti, grandissimi artisti, grandi artisti, veramente. Giovani. Cioè, c'è anche Di Mirabella. Lui è un artista. Non ho capito la domanda. Lui viene dalla strada. Sì. Attenzione, perché uno che viene dalla strada cosa può regalare al nostro pubblico? Dovreste far sorridere questa sì, sera. Sì, non lo so, forse farà riflettere stasera. Sì, sì. Cosa farai? Faccio girare le palle. Le palline. Faccio girare le palline e farò un hula hoop, un contorsionismo. In poche parole, mia moglie voleva un marito contemporaneo. Sì. E allora mi sono allenato così tanto e cercherò di fare contorsionismo, danza, giocoleria, equilibrio, tutto contemporaneamente. In pochi minuti, in 2 minuti e mezzo cerco di fare tutto questo. Oltre a venire a teatro, sostenete sempre l'associazione, continuate a sostenerla, non solo in questa serata, è importante, a Dricesta sempre. È da tanti anni che si muove sul territorio, fatelo, e poi noi abbiamo fatto appuntamenti anche su Milano e altre città, quindi continuate a sostenere a Dricesta. Sì, beh, insomma, se potessi fare questo, diciamo, di mestiere, preferirei fare questo, cioè essere appagati da quello che poi dai con la solidarietà, credo che sia una cosa veramente immensa. E quindi anche questa volta, grazie alla vulcanica Carla Panzino, abbiamo messo su questo appuntamento molto importante, molto bello, e soprattutto perché le finalità sono veramente importanti, visto e considerato che poi tutto va a far sì che le persone, i bambini soprattutto che sono all'ospedale di Pescara, possano attraverso delle camerette diciamo particolari che sono state arredate per loro stare diciamo meglio e bene in una struttura che insomma come la struttura ospedaliera, che di solito non è tanto diciamo bella e agevole, quindi insomma è una cosa bella, sono tanti artisti che hanno risposto e io sono stato contento di coordinare tutta la parte diciamo artistica, quindi aspettiamo questo momento per accontentare tutto il pubblico e per andare a trovarci. Ora la notizia è arrivata anche su Mario. Come state? Noi benissimo, siamo felici di vedervi. Vi troviamo. Ma non ci vediamo però, vabbè. Allora guarda, noi siamo così felici di vederli, vi troviamo in grandissima forma, sappiamo quanto entrambi in questi anni avete fatto, nonostante i vostri impegni
e, diciamo, i grandi parenti che ogni volta dovete spostare per raggiungere e obbligarvi a contribuire alla nostra associazione. E siamo così fieri, orgogliosi e del vostro amore e dell'amore che avete per i vostri figli, anche per i bambini che non sono vostri. Quindi grazie con tutto il cuore da noi, da tutti quelli che adesso voi non li potete vedere, ma sul palco ci sono, pensa, circa 15 persone che appartengono a istituti scolastici, associazioni private, persone semplicissime che hanno contribuito con assegni che arriveranno intorno, credo, ai 25.000 euro. Artisti questi che hanno aderito all'evento con molto entusiasmo, con una sala gremita di spettatori e che hanno contribuito alla realizzazione del progetto Arrediamo la chirurgia pediatrica d'Abruzzo, inaugurata il giorno dopo di questo evento. Un progetto che, cominciato circa 2 anni fa, ha visto finalmente ed in pochissimo tempo la sua realizzazione, come ci dice la presidente di Adricesta Onlus, Carla Panzino. Inaugureremo questo meraviglioso progetto degli arredi per la chirurgia pediatrica d'Abruzzo. È l'unico centro, ci tengo a ricordarlo, in Abruzzo che effettua interventi chirurgici su tutti i bambini da 0 a 17 anni. E abbiamo cercato di rendere più confortevoli le camere per accogliere al meglio i bambini ma anche i loro genitori. Voglio ricordare che l'unico reparto che adesso avrà le poltrone letto per il genitore che assiste. Questo era un accessorio, fra virgolette, perché invece è molto importante, che vidi addirittura nei primi anni 90 in un ospedale di Roma. Non tutti possono recarsi a Roma per portare i propri figli per un intervento chirurgico. Qui abbiamo delle ottime eccellenze mediche, abbiamo cercato di rendere anche l'accoglienza al massimo livello. Comfort, ma soprattutto tanta allegria, perché ci saranno bellissime sorprese su questi corridoi con dei murales che la Adricesta ha tenuto a voler applicare per rendere sempre più gioioso e più allegro il reparto. Sarà dedicato a Gian Piero Panzino questo reparto ed è iniziato 2 anni fa con la prima iniziativa del 2013. Noi siamo partiti con 2 camerette e invece poi le mamme ci hanno sollecitato ad arredarne le altre e ci siamo, come dico io, imbarcati in un'impresa. All'inizio sembrava molto più grande di noi e invece adesso abbiamo realizzato questo sogno, ma soprattutto questo senso di rispetto dovuto ai genitori che non godono il privilegio di avere un bambino che sta bene. Ed è proprio per questo che noi abbiamo cercato di metterci nei panni di chi non gode del privilegio che molti altri godono. E abbiamo chiesto a tutti: svuotatevi le tasche un po' del vostro benessere e della vostra fortuna e cercate di condividere il bisogno con gli altri. Pescara, come sempre, ha risposto alla grande. Questa sera teatro esaurito, ma soprattutto purtroppo ci saranno dei posti vuoti perché molte persone sono influenzate. Ma avremo tanti altri volontari, ricordo la Will Clown che sarà qui con noi, ricordo Volontari Senza Frontiere che c'è sempre vicino per aiutare a organizzarci, l'Istituto Comprensivo Pescara 8, tutte le associazioni che ci hanno aiutato veramente, sia anche per distribuire questi inviti e soprattutto tutti gli artisti, non lasciandone uno, che si sono messi a disposizione di questa grande serata di solidarietà. Quindi evviva Adricesta, evviva gli artisti con i bambini nel cuore. Stasera è davvero una serata importante perché, insomma, al fedele Alessandro Preziosi, poi gli OK, a collegamenti anche da lontano, no? Sono campioni che ci sono da tanti anni vicino, che non ci fanno mai mancare il loro supporto. Ripeto, è bello fidelizzare anche i benefattori, è bello fidelizzare anche tutte le persone dello spettacolo che quando vengono chiamati non dicono mai di no, soprattutto il nostro testimonial che è il numero uno. E una cosa con i bambini nel cuore, ma anche con Gian Piero nel cuore. Adricesta che non si ferma, ci sarà sicuramente un altro obiettivo. Eh sì, ne abbiamo già altri due, ci stiamo preparando per altri due progetti e li stiamo valutando perché sono anche questi molto ambiziosi. Vorrei tanto arredare anche la pediatria di Pescara perché anche lì gli arredi sono obsoleti. Speriamo di farcela, vediamo un pochino come possiamo mettere, anche perché ora abbiamo bisogno tutti di un po' di riposo. Però, conoscendo la tua forza, non abbiamo dubbi che partirai, sarà un altro sogno che si realizzerà. Beh, penso di sì, ci metteremo qualche annetto, però sicuramente fra un anno saremo di nuovo qui a organizzare qualcosa.